crediamo che, come cristiani, solo perché partecipiamo alla Santa Messa la domenica, abbiamo diritto alla vita eterna. Ma nella logica di Dio le cose non funzionano così. La salvezza è un dono dell'amore di Dio, però all'amore bisogna rispondere con altrettanto amore. Ecco, dov'è il nocciolo della vita cristiana? L'amore, farsi dono per altri come Dio si è fatto dono per noi. In quest'ottica, qualsiasi pretesa perde significato e ragione di essere. Cosa potresti fare perché le tue relazioni siano più aperte all'altro e meno dominate da pretese e aspettative personali? Ti sei mai fatto dono per un altro? Come hai vissuto questa relazione?